Eh sì, in effetti purtroppo c'è questo equivoco, insomma, che in qualche maniera ci ha preso di sorpresa. Penso che non sia colpa di nessuno, a volte magari abbiamo una cosa in testa e pensiamo che ascoltiamo esattamente quella cosa, quindi senza addebitare responsabilità a nessuno è un grosso equivoco e ci tengo a precisare invece che la realtà è un'altra, cioè la lettera è pervenuta da padre Graziano nella mattinata che lui è partito. E siccome questa lettera, come dire, dà contezza della realtà penitenziaria, dei rapporti che gli operatori hanno avuto con lui, che è sempre stato, come dire, all'insegna della correttezza, dell'educazione e della sensibilità, diciamo, che l'amministrazione penitenziaria mostra nei confronti delle persone detenute, mi è sembrato corretto, farla sapere questa cosa perché chiaramente lui, citando tutti gli operatori, nessuno escluso, non è che ha fatto una lettera personale al dottor Paolo Basco, che poteva magari sembrare un po' ruffiane, no, lui l'ha fatta. Come dire, alla direzione, citando la correttezza e l'educazione di tutti gli operatori, polizia penitenziaria, educatori, area sanitaria, volontari, area psicoterapeutica, eccetera. È stato molto preciso nell'indicare praticamente i vari soggetti con cui lui è entrato in contatto e ha voluto ringraziare per questo trattamento, come dire, sempre di attenzione, di accoglienza per quelle che erano le sue condizioni. Quindi questo ha fatto piacere e sicuramente era giusto farla conoscere agli organi della stampa perché rende per certi versi la realtà in qualche modo, che poi non è solo relativa al padre Graziano, ma soltanto perché magari lui è un personaggio pubblico rispetto agli altri, ma è la condizione in cui vengono gestite, come dire, le persone detenute, cioè il modo e i rapporti che si hanno con le persone detenute. Era giusto che comunque venisse conosciuta questa realtà anche dal punto di vista, nessuno ha chiesto nulla a padre Graziano, insomma, dal punto di vista di chi è stato da noi per 8-9 mesi circa e, come dire, in una situazione anche giuridicamente, diciamo, per certi versi pesante, no? Perché, avere la forza, il coraggio e la voglia di dare una testimonianza del suo come dire, modo di relazione con gli operatori, certamente non può che avermi fatto piacere, significa che il sistema, come dire, funziona. Poco fa ha detto questa lettera rispecchia perfettamente padre Graziano che abbiamo conosciuto per 9 mesi all'interno di questo carcere. Esattamente, cioè, dal mio punto di vista, da come l'ho conosciuto, cioè sempre come una persona corretta, educata, che si è sempre relazionata con l'istituzione in maniera, come dire, puntuale, senza sbavature, eccetera. Dal mio punto di vista la ritengo sincera questa lettera perché rispecchia un po', come dire, il suo modo di relazionarsi in questi 8-9 mesi. Che detenuto è stato per questi 9 mesi? Come lo dicevo, appunto, una persona sempre molto serena, questo mi ha sicuramente colpito, una persona sempre molto contenuta nei rapporti con l'istituzione, sempre, come dire, corretta, non l'ho mai sentito, come dire, lamentarsi di un qualcosa, come a volte può succedere, insomma, anche normalmente, per certi versi. È normale che vivendo in una condizione comunque di limitazione della libertà ci possano essere dei problemi, eh? E invece questa relazione con l'istituzione è sempre stata molto tranquilla, diciamo, forse anche molto chiara, trasparente, insomma, ecco. Smentiamo assolutamente che possa essere arrivata una lettera nella sua scrivania da parte di Alex Danutlet, io non l'ho neanche incontrato fino adesso. No, io personalmente non l'ho incontrato, tra l'altro, come dire, i primi approcci ce l'ha l'area sanitaria, per cui, come dire, valuta quali sono le condizioni e i bisogni, diciamo, dal punto di vista sanitario. C'è una fase, di attesa, tra l'altro, di una convalida da parte dell'autorità giudiziaria, quindi non ha nessun senso che il direttore possa incontrare, non c'è nessuna necessità, a meno che non ci sia qualcosa di speciale, insomma, io non, francamente non l'ho manco visto, quindi assolutamente smentiamo categoricamente e ci scusiamo, io mi scuso per quanto riguarda se è stata causa mia di avere, come dire, potuto far credere che fosse, diciamo, di questo Danut. Quindi di conseguenza non esiste nessuna lettera di questo Danut, non ne vogliamo anche, non ne abbiamo bisogno,
di conseguenza faccia la sua strada e risponda, diciamo, delle sue colpe, perché una colpa è certa, sono morte due persone e francamente questo non ci può fare assolutamente piacere, e ne accettiamo lettere di alcun genere da parte di chi poi, dopo avere commesso qualcosa del genere, francamente, insomma, sembra avere avuto anche un comportamento, come dire, non consono alla gravità della situazione. Quindi io, come dire, non voglio francamente avere particolari, come dire, tipi di corrispondenza con questa persona. Faccia il suo corso, segua la giustizia e noi tratteremo lui come trattiamo gli altri detenuti, cioè sotto e solo esclusivamente l'aspetto dei bisogni della persona, senza entrare nel merito, ma fondamentalmente credo che comunque non ci sarà, diciamo, nessun tipo di corrispondenza di questo genere.